Pasquale Scimeca, regista di Malavoglia. Questa sera siamo a Bari, piazza del Risorgimento. Penso di aver capito una cosa, intanto che Verga non è un verista, nel senso di uno scrittore che racconta, che fotografa una realtà, ma Verga è, in qualche modo è un tragico. E Verga ha scritto questo romanzo alla fine dell'Ottocento, dopo circa 15 anni, 20 anni dall'Unità d'Italia. Ancora in quegli anni, come oggi d'altra parte, c'era molta retorica su questo tema. Poi anche con questo percorso di Libero Cinema e Libera Terra, io credo forse la prima proiezione che è stata fatta in assoluto da questo movimento, che è cresciuto, che è diventato sempre più importante, è stata fatta proprio nella cooperativa Placido Rizzotto, a due passi da un altro luogo simbolo per me, che è Portella delle Ginestre. Io voglio dire un grazie di cuore alla Fondazione Cinemovel, all'Associazione Libera, che stanno facendo il giro d'Italia attraverso questo viaggio itinerante per dire una parola semplice: libertà.